Buongiorno, buongiorno a tutti e ben ritrovati. Benvenuti a questo primo appuntamento 2024 di Mercato e Dintorni, il webinar Siderweb dedicato alla congiuntura siderurgica. Webinar che cade in un momento abbastanza caldo per l'acciaio italiano, con l'ennesimo capitolo della vicenda di Acciaierie d'Italia. L'avrete letto su Siderweb e su tutti i quotidiani della rottura proprio al rientro della pausa tra il governo e il socio privato ArcelorMittal, dopo mesi di trattative e confronti. Proprio oggi ci sarà un vertice di governo dedicato. Una vicenda che in qualche modo ci riguarda tutti, riguarda la siderurgia italiana, riguarda il mercato. Pertanto sarà oggi un tema da cui proprio partiremo nella discussione con il nostro ospite, insieme ovviamente a temi congiunturali di mercato. Abbiamo come Siderweb in questi giorni vi abbiamo proposto una serie di letture, non solo di notizie, ma anche di commenti, editoriali, opinioni. Spero ovviamente li abbiate letti, ma se ci fosse anche qualche vostro punto di vista, qualche vostra opinione, mandateci pure il vostro punto di vista. Il webinar di oggi sarà suddiviso in due parti. In apertura, dopo il lancio del tradizionale sondaggio, avrò l'onore di intervistare un grande ospite. Oggi abbiamo con noi il presidente di Federacciai e di Duferco Italia Holding, il professor Antonio Gozzi, che ringrazio per la presenza e con lui andrò ad approfondire appunto aspetti strategici di mercato e di prospettive sul 2024, che è un anno tutto da costruire. A seguire ospiteremo il contributo del professor Achille Fornasini di Siderweb Statlab Università di Brescia, che ci presenterà l'evoluzione dei prezzi delle materie prime siderurgiche e dei prodotti finiti in acciaio. Lasciatemi ringraziare i relatori. Voi tutti che ci state seguendo oggi siete davvero numerosi e come sempre tutti gli sponsor e i patrocinatori che ci seguono in questo cammino e che con noi condividono la stessa idea di futuro. Mercato e dintorni nell'offerta di Siderweb continuerà ad essere un punto centrale nell'informazione in questo 2024, a cui andremo ad abbinare anche delle novità che vi presenteremo nei prossimi giorni proprio per rinnovare sempre il nostro format sia nei contenuti che nei canali. Prima di dare il via ai lavori, vi ricordo che siamo in diretta anche sul canale YouTube di Siderweb, dove rimarrà registrata la puntata e che le slide del professor Achille Fornasini le riceverete all'indirizzo mail che ci avete lasciato in fase di registrazione. Io credo di aver detto tutto, non rubo altro tempo e lascerei ora la parola al collega Stefano Ferrari, responsabile ufficio studi di Siderweb, per il lancio del nostro sondaggio. A te, Stefano. Buongiorno, mi associo anch'io ai ringraziamenti, siete sempre tantissimi e questo ci dà una grande energia. Allora, molti di voi sono, diciamo, degli esperti di mercato dintorni. Come sapete, tutte le edizioni di mercato dintorni iniziano sempre con un sondaggio nel quale vi chiediamo di esprimere l'opinione. Chiedo infatti alla regia di mandare in onda il sondaggio. Rispetto a quello cui siamo stati abituati negli anni scorsi, abbiamo deciso di fare una piccola modifica al sondaggio. Ve la spiego nel breve. Come sempre, ci sono tre domande dedicate all'andamento dei prezzi. Quindi vi chiediamo da oggi a fine mese qual è la vostra aspettativa per quanto riguarda il prezzo del rottame, del tondo e dei coils a caldo. Le possibili risposte sono 7: rimarrà stabile se avrà una variazione compresa tra i più e i meno 10 euro a tonnellata, poi ci salirà dai 10 ai 25, dai 25 ai 50, oltre i 50, e le stesse risposte anche per la discesa. Oltre a misurare cosa vi aspettate per i prezzi, abbiamo pensato che potesse essere interessante misurare anche come va il lavoro. Quindi abbiamo aggiunto tre domande molto semplici in cui vi chiediamo, tenendo conto dei fattori stagionali, rispetto al mese precedente, qual è il grado di attività della vostra azienda per quanto riguarda la produzione, l'acquisizione di ordini e gli stock? Le possibili risposte sono superiore al mese precedente, sullo stesso livello del mese precedente e inferiore al mese precedente. Per queste tre domande elaboreremo tre indici che poi terremo monitorati per tutto l'anno e nella nostra idea dovrebbero esprimere un po' l'andamento in breve del mercato anche dal punto di vista dei volumi. Per questa domanda vi ricordo che bisogna tener conto dei fattori stagionali perché la siderurgia, come sapete, è un mercato molto legato ai cicli stagionali, quindi per esempio a settembre l'attività espressa in tonnellate rispetto a quella di agosto è ovviamente superiore,
Vi chiediamo appunto di pesare la risposta tenendo conto dello storico del mese di cui si sta parlando. Come sempre, per far sì che le risposte vengano tenute conto dal sistema, bisogna rispondere a tutte queste 6 domande. Se per una o più di esse non si vuole rispondere o non si tratta il prodotto, basta scegliere non so, non rispondo e poi cliccare su invia. Alla fine dell'intervista del professor Gozzi, poi vedremo. Io vi ringrazio per l'attenzione e ripasso la parola a Francesca per l'intervista. Bene, grazie, grazie Stefano. E entrerei allora nel vivo della nostra intervista e do subito il benvenuto al professor Antonio Gozzi, presidente di Federacciai e di Duferco Italia Holding. Grazie professore per la sua presenza oggi. Grazie a voi dell'invito e saluto tutti i partecipanti. Grazie. Allora, in questi minuti insieme oggi vorrei vivere con lei una conversazione anche molto aperta e distesa su più temi, a partire da quello che, come dicevo in apertura, è il tema di questi giorni anche per il mercato siderurgico italiano, ovvero la rottura dopo mesi di confronto tra il governo e il socio privato Mittal. Una prima domanda, Presidente, da profondo conoscitore di tutta la vicenda Ilva dal sequestro nel luglio 2012 fino agli sviluppi di pochi giorni fa. È troppo tardi, Presidente, per salvare quello che è rimasto l'unico impianto italiano di produzione di acciaio a ciclo integrale? No, non è troppo tardi, si può ancora fare. Naturalmente, contestualizzando i tentativi di salvataggio e rilancio dell'impianto di Taranto all'interno delle regole europee, che io non condivido, che contesto, ma esistono e quindi vanno rispettate, sperando che possano essere cambiate. Regole europee, parlo naturalmente del CBAM e degli annessi e connessi al CBAM, in particolare per quanto riguarda la scomparsa delle quote gratuite per gli altiforni europei con un decalage 27, 28, 29 che renderanno la produzione di acciaio da ciclo integrale in Europa completamente non economica. Per produrre 1 milione di tonnellate d'acciaio da ciclo integrale c'è un'emissione intorno ai 2 milioni di tonnellate di quote di CO2. Gli impianti migliori fanno 1,7-1,8. Taranto era sopra ai 2 milioni di tonnellate. Significa che per ogni milione di tonnellata di acciaio prodotto da ciclo integrale, a partire dal 29-30, bisogna comprare al prezzo di 100 euro più o meno, che è il prezzo che si immagina per quella data, e forse è persino ottimistica la previsione, si parla di 200 milioni di euro. L'Ilva, che dovrebbe produrre da piano industriale 6 milioni di tonnellate d'acciaio, perché a quel livello lì al break-even, 6 milioni vogliono dire 12 milioni di tonnellate di CO2, significa 1 miliardo e 200 milioni l'anno di acquisto di quote di CO2. E Si quindi andremo a. chiude, è chiaro che si chiude, ma co come chiuderanno tutti gli altiforni europei? L'Europa, io non so se scientemente o incoscientemente, ha adottato una misura che rappresenta un ulteriore grave colpo per l'industria europea dell'automotive. Le produzioni a ciclo integrale sono le produzioni che consentono la produzione dell'acciaio cosiddetto da profondo stampaggio, cioè clean steel, acciaio completamente pulito, che è quello che si usa per la realizzazione delle carrozzerie. I forni elettrici possono produrre tutto il resto dell'acciaio necessario per l'automobile, ma sul profondo stampaggio non ce la fanno. Ebbene, vuol dire che l'Europa ha deciso, ripeto, non so se coscientemente o incoscientemente, che quello che resterà dell'automotive europeo dovrà comprare il profondo stampaggio fuori dall'Europa, in Asia probabilmente,
creando una nuova dipendenza strategica. Questo è quello che è successo negli ultimi anni per una politica estremista, dissennata, che non ha fatto alcun calcolo di convenienza economica e che ha preso il Green Deal, non come un programma per una decarbonizzazione razionale e pragmatica, ma come un feticcio ideologico. Ecco, rimanendo in ambito green, l'ex Ilva potrebbe o potrà, dal suo punto di vista, diventare un progetto pilota anche proprio in ambito green. Sì, l'idea che è percorribile è quella di salvare con un revamping abbordabile dal punto di vista economico i piccoli altiforni, piccoli, gli altiforni minori, diciamo l'1, il 2 e il 4 di Taranto, e utilizzarli fino al 2029 con la loro dotazione di quote di CO2, che tra l'altro sono state perdute nella gestione di Mittal in questi anni, perché la regola europea prevede che l'assegnazione di quote di CO2 per il 2024 dipenda dalle produzioni del 2023, non essendo riusciti a fare neanche 3 milioni di tonnellate, l'anno prossimo, se puntano a farne 4, si devono comprare 2 milioni di tonnellate di quote di CO2 per il milione in più di acciaie prodotte. Questo è uno dei danni che Mittal ha recato, la gestione di Mittal ha recato agli asset pubblici, perché sono asset di proprietà dell'amministrazione straordinaria. L'ipotesi è quella di fare una manutenzione straordinaria dei piccoli altiforni, di utilizzare questi fino al 2029 e nel contempo di realizzare due impianti di DRI collegati a forni non elettrici, a forni elettrici, ma ad arco sommerso, che consentono due cose: che consentono di utilizzare le pellette d'alto forno e non le pellette da DRI, e quindi di pagare meno le pellette, perché le pellette da DRI hanno un extra, certe volte anche molto significativo, e consentono di non modificare l'acciaieria, di tenersi l'acciaieria che c'è, perché questi forni ad arco sommerso alimentati col DRI producono ghisa. Naturalmente bisogna applicare le tecnologie della decarbonizzazione agli impianti di DRI, che emettono meno CO2 di un alto forno, ma comunque emettono ancora CO2. Poi bisogna decidere cosa si fa di queste CO2 catturate. Noi, come consorzi, imprese energivore, abbiamo fatto con l'ENI una tensa attività per lo sviluppo del giacimento depleto di Ravenna, e non è impossibile immaginare che le CO2 catturate a Taranto nei due impianti di DRI po possano essere spedite a Ravenna tramite nave. In questo caso sarebbe un'operazione di sistema. Italia ci porterebbe ad avere 5 milioni e mezzo, 6 milioni di tonnellate di acciaio decarbonizzato, di continuare a produrre prodotti piani, coils e lamiere di qualità. Certo, non sarebbe più l'Ilva dei 10 milioni di tonnellate, però sarebbe un impianto vivo, sostenibile, in linea con le indicazioni di decarbonizzazione europea. Un progetto realizzabile. L'avete ribadito più volte anche come Federacciai che la nazionalizzazione non può che essere temporanea, serve un socio industriale. Le chiedo però come e a che condizioni lo Stato potrà coinvolgere nuovi soci privati. Allora, siamo un'organizzazione di imprese private e quindi non siamo favorevoli a percorsi di nazionalizzazione permanente. Però abbiamo sempre detto che nella situazione in cui l'impianto versa una fase transitoria, io ho più volte ripetuto un modello Fiat Chrysler. Quando Obama decise di intervenire significativamente negli Stati Uniti per cercare di salvare la Chrysler, e trovò Obama e trovò Marchionne, purtroppo oggi Marchionne non c'è più, ma voglio dire, quel modello spiega anche come sistemi economici assolutamente di mercato e non tacciabili certamente di statalismo come gli Stati Uniti, in determinati momenti
rispetto ad obiettivi strategici, garantiscono una presenza transitoria dello Stato. In questo caso lo Stato dovrebbe fare la stessa cosa, dovrebbe garantire gli investimenti per la decarbonizzazione, così come stanno facendo francesi e tedeschi con le loro siderurgie. I tedeschi hanno dato un aiuto di oltre 2 miliardi e mezzo a ThyssenKrupp per un'acciaieria completamente green a Duisburg. I francesi stanno intervenendo sul prezzo dell'energia, sul nucleare e con sostegni a Mittal da 1 miliardo e 8 per consentire alla siderurgia francese di Mittal di reggere le politiche di decarbonizzazione. Francamente non si capisce per quale motivo, se francesi e tedeschi, che ragionano molto più strategicamente di quanto facciamo noi, lo fanno, l'Italia non possa fare la stessa cosa. Una volta che l'impianto ha realizzato il progetto, il piano industriale di decarbonizzazione e può essere tranquillamente ritornare ad essere totalmente privato e in quel momento è sostenibile, economicamente viabile. Quali sono le condizioni perché dei privati possano avvicinarsi a Taranto? Beh, intanto fare chiarezza sui molti punti che restano oscuri. Primo, i debiti di Acciaierie d'Italia. Non si conosce l'ammontare complessivo dei debiti di Acciaierie d'Italia, è chiaro che quei debiti nei confronti dell'indotto, nei confronti dei fornitori di energia vanno pagati e non si può chiedere che a pagarlo siano i privati che entrano, perché quella è un'eredità che qualcuno si deve gestire e purtroppo se la deve gestire, lo Stato. Con un'attenzione all'indotto e con un'attenzione a non ripetere vicende già vissute di fallimenti di decine e decine di imprese che hanno fatto forniture in buona fede ad ArcelorMittal e che si ritrovano con i crediti contestati o non pagati. Questo è un altro tema molto presente che bisogna sempre sottolineare. Poi bisogna fare una due diligence sugli impianti, perché da quando con un esproprio senza indennizzo l'impianto è stato portato via ai Riva e i Riva lasciarono un patrimonio netto di 4 miliardi che le gestioni commissariali si sono disintegrate in qualche anno di mala gestio della siderurgia tarantina, non sono stati più fatti interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti. I Riva spendevano in capex 350 milioni di euro l'anno su Taranto. Io ho fatto la somma di quanto i Riva hanno speso nei 15 anni di gestione in manutenzioni straordinarie a Taranto e questo ammontare supera l'ammontare degli utili che il gruppo complessivo dei Riva, Ilva e tutte le loro attività ha fatto. Quindi la siderurgia è un settore in cui bisogna continuamente investire sugli impianti, perché se non si investe sugli impianti si ottengono due risultati negativi. Primo, la sicurezza per i lavoratori diminuisce e gli impianti diventano più a rischio di incidenti. Due, la qualità degrada, la qualità dei prodotti degrada e quindi è necessario fare investimenti continui. Questi investimenti dal 2012 a oggi non sono stati fatti, se non in minima parte, perché tutto lo sforzo è stato concentrato sull'ambientalizzazione, spendendo anche tanti soldi e rendendo Taranto oggi uno degli impianti più ambientalizzati del mondo. Bisogna sempre distinguere tra ambientalizzazione e CO2, perché sennò facciamo confusione. L'ambientalizzazione significa rendere minimo l'effetto negativo delle emissioni di NOx, di benzopirene, di diossina dai sinter, eccetera. E questo è stato fatto. La decarbonizzazione significa diminuire le emissioni di carbonio in atmosfera per le produzioni siderurgiche. Allora, bisogna fare una due diligence sugli impianti per rendersi conto qual è lo stato degli impianti. La sensazione è che non sia buono. Ed è inevitabile che sia così perché, ripeto, è 12 anni che questi impianti hanno avuto pochissimi interventi. Perché bisogna capire lo stato degli impianti per fare un piano industriale che tenga conto degli investimenti necessari per riportare in linea l'efficienza e la qualità produttiva degli impianti di Taranto. Quindi non parlo soltanto dell'upstream, cioè di Altiforni, Cokerie, Sinter,
acciaieria, ma parlo anche del downstream, cioè dei treni a coils, dei treni a lamiere, delle zincature, dei treni a freddo, dei decapaggi, eccetera, eccetera, eccetera. Una volta definito un piano industriale di rinascita, di rilancio, un piano di decarbonizzazione, con le provvidenze finanziarie che gli altri stati europei danno per favorire la decarbonizzazione delle siderurgie europee, è chiaro che i privati si devono fare carico della gestione del circolante, dell'approvvigionamento del circolante e di un piano di investimenti sugli impianti fuori dalla decarbonizzazione. E a quel momento è il momento della verità, perché è il momento nel quale si vede se questo disegno è un disegno sostenibile e per chi è sostenibile. Io credo che la siderurgia italiana, a partire dal grande produttore di prodotti piani in Italia, Chiarvedi, possa pensare ad un disegno di questo tipo. Credo che ci sia anche un dovere nazionale dei siderurgici italiani di aiutare il paese in un momento di così grave difficoltà. Però bisogna fare le cose con buon senso e non bisogna suicidarsi attraverso l'Ilva, cioè bisogna costruire le condizioni per cui un'operazione del genere ha, sia pure nel medio-lungo periodo, una sua redditività e un suo ritorno economico. Ecco, parlava prima di indotto di imprese. Una cosa di cui non si parla mai è che il sistema economico italiano e la filiera italiana è tanto basata anche su una manifattura di trasformazione. Laddove ci fosse un riposizionamento come quello che poco fa citava, gli attori di una filiera fatta di centri servizio, di N fornitori, come reagirebbero a fronte di questo riposizionamento italiano? Non potrebbero che reagire bene. Oggi il comparto della trasformazione del metallo in Italia ha sofferto della mancanza di Taranto. Si dice sempre, qualcuno, qualche buon tempone che non conosce la siderurgia e che parla vanvera, dice: ah, vabbè, ma l'acciaio si può comprare anche da fuori. Sì, è vero. L'Italia ha sostituito i 3 milioni di tonnellate almeno di prodotti piani che l'Ilva non ha più prodotto negli ultimi anni con importazioni. Ma non è la stessa cosa. E lo spiego molto semplicemente per due fondamentali ragioni. Uno è quello che si chiama in gergo tecnico lead time, e cioè il tempo di consegna dei coils o delle lamiere importate rispetto al tempo di consegna dei coils e delle lamiere di prossimità. L'Ilva, quando funzionava bene, consegnava 30-35 giorni. Un'importazione, per bene che vada, richiede 4-5 mesi. C'è un rischio prezzo fortissimo, perché quando compri con un lead time di 30 giorni, il rischio prezzo è poco. Quando compri con un lead time di 4-5 mesi, rischi di comprare ad un prezzo a cui, quando il materiale viene consegnato, non riesci più a venderlo e a trasformarlo. Prima considerazione. Seconda considerazione: siccome ti si allunga la supply chain, per far fronte alle incertezze, alla variabilità dei mercati internazionali e dei viaggi internazionali, perché poi questo ferro bisogna caricarlo sulle navi e trasportarlo con lunghi viaggi, devi fare scorte per fronteggiare la variabilità di questo tipo di approvvigionamento. Per fare scorte, hai bisogno di spazio che non utilizzi nel caso in cui tu abbia una fornitura di prossimità, e hai bisogno soprattutto di capitale circolante. Ti si gonfia il capitale circolante e lo devi finanziare. E in momenti come questi, di tassi di interesse elevati, questo è un costo ulteriore su attività che vivono di margini contenuti, di margini bassi. Quindi, quelli che dicono che l'acciaio può essere comprato ovunque dicono una cosa solo parzialmente vera, perché non tengono minimamente conto della Grazie. competitività del sistema industriale della trasformazione del metallo. L'Italia ha uno dei settori della trasformazione di metallo più eccellenti del mondo. Bisogna mantenere la competitività di quel settore, e questa è la ragione per la quale l'Ilva è strategica e Taranto è strategica. Si può comprare dall'estero diventando sempre meno competitivi.
Esatto, e perdere di competitività. Venendo, allora ha parlato di margini, venendo al mercato, il 2023 l'aveva definito in una nostra intervista un anno a due velocità per l'acciaio tricolore. E dopo un 2023 complesso, che 2024 dobbiamo aspettarci a livello di volumi e di domanda? Beh, ci sono grandi incertezze sulla congiuntura internazionale che poi determina la domanda mondiale, globale di acciaio e quindi di riflesso anche la domanda interna di acciaio. Le grandi incertezze sono soprattutto incertezze geopolitiche. Ci sono due guerre in corso. Leggevo questa mattina sul secolo XIX di quanto sono aumentati i noli delle porta container a seguito della tensione sul Mar Rosso per gli atti terroristici degli Houthi yemeniti. Parla di una lievitazione dei noli del 250-300%, con un rischio di nuovo di impulsi inflazionistici da rarefazione dell'offerta che avevamo visto nel Covid e che avevamo superato. Quindi ci sono incertezze importanti e quindi fare previsioni sul 2024 è difficile. La Germania, che è il nostro primo mercato, i dati di ieri dimostrano che l'industria tedesca è in una fase fortemente recessiva perché il modello di sviluppo tedesco, che era sostanzialmente basato su acquisto di energia a basso prezzo dalla Russia e su esportazioni monstre in Cina, è entrato in crisi e i tedeschi fanno fatica a ristabilire una visione, un modello di crescita e naturalmente questo è molto male per l'Italia perché è il nostro primo mercato, soprattutto per i settori della meccanica, della meccatronica, della trasformazione del metallo e quindi noi risentiamo di quella difficoltà tedesca. Naturalmente la manifattura italiana è una manifattura diversa da quella tedesca, fortunatamente molto più diversificata, anch'essa molto capace di esportazione. Io leggevo i dati del 23, fanno impressione per dire quanto siamo ancora competitivi, no? I settori della manifattura italiana, tutti compresi, hanno un fatturato di circa 1.200 miliardi l'anno. Nel 2023, anno ancora di riduzione, di rallentamento dell'economia, hanno esportato facendo il record 600 miliardi di fatturato, cioè la metà del fatturato della manifattura italiana è esportato. Questo cosa dimostra? Perché parlo di competitività? Perché quello lì è un segno inequivocabile di straordinaria competitività, di un assetto industriale molto diversificato e quindi resiliente. Perché? Perché diversamente dalla Germania. Pensate che il fatturato della manifattura tedesca è per quasi il 30% concentrato sull'automotive. Quindi c'è una concentrazione molto forte. Se va in crisi l'automotive, va in crisi un terzo della manifattura tedesca. Fortunatamente noi siamo molto diversi. Il professor Fortis, che legge continuamente le statistiche della classificazione del WTO sulle 2000 categorie di prodotti a livello mondiale, ci spiega come noi siamo leader per più di 1.000 prodotti, primi o secondi, con una appunto diversificazione del nostro apparato formidabile che consente all'Italia di fare meglio in questo momento della Germania. E però la Germania è decisamente in recessione. Dall'altra parte, sul comparto delle costruzioni e dell'edilizia, c'è la scomparsa del 110, quindi di un grande strumento, come dire, di volano e quindi anche di domanda d'acciaio. Potrebbero essere compensati sia la recessione tedesca che il venir meno del 110 dalla messa a terra dei progetti del PNR che, come sapete tutti, devono essere realizzati nel 24, nel 25, fino al 30 giugno del 26. Quindi ci sono 2 anni e mezzo di stazioni appaltanti all'opera e di appalti. Bisogna vedere quanto se ne riesce a mettere a terra, e qui ci sono difficoltà, perché questo impulso keynesiano
di politica economica keynesiana attraverso il PNR, cioè di investimenti finanziati dalla mano pubblica, sarebbe straordinariamente adatto a compensare la fase di rallentamento di questa economia. Quindi questo è il quadro. Fare previsioni a breve è difficile, nel senso che, ripeto, la situazione è molto incerta e volatile. Bisogna capire cosa succede innanzitutto a livello di internazionale, geopolitico internazionale. È chiaro che se si trovasse una soluzione alle due guerre e se venisse da questa soluzione un impulso di ottimismo all'economia mondiale, anche se la Cina non è più la Cina di molti anni fa, però India e tutti i paesi del sud-est asiatico continuano a crescere a tassi di sviluppo molto elevati, gli Stati Uniti dimostrano una capacità di crescita e di dinamica che noi ce la sogniamo, è l'Europa la Cenerentola dello sviluppo, ma come sappiamo bene, l'acciaio è un indicatore di ciclo e quando la domanda mondiale cresce, la domanda anche interna di acciaio cresce. Questo è il quadro e non mi sento francamente di fare previsioni, di spingermi più in là, perché mi pare che ogni previsione in un contesto così incerto e turbolento possa essere smentita, nello spazio di un mattino. Ecco, rimanendo sull'Europa, una frase che in famiglia citate spesso è: l'arroganza e la presunzione sono sempre un peccato, ma nel business sono un peccato mortale. Le chiedo, Presidente, di che presunzione ha peccato l'Europa negli ultimi anni e come potrebbe rilanciare, diciamo, quel deficit di cultura industriale che ha manifestato negli scorsi anni? L'Europa oggi è terza a livello mondiale, rischia di diventare quarta con la crescita indiana, cioè siamo indietro dal punto di vista della crescita negli ultimi 15 anni rispetto a Cina e Stati Uniti. E siamo stati indietro nella crescita nonostante avessimo due condizioni straordinarie e probabilmente irripetibili. Una condizione di inflazione praticamente pari allo zero e di tassi di interesse che a un certo punto sono stati addirittura negativi e che avrebbero consentito enormi investimenti di innovazione e crescita che solo parzialmente sono stati fatti o non sono stati fatti, e un'energia a basso prezzo. Ecco, nonostante questi due ingredienti formidabili, questi due assi portanti, l'Europa è stata indietro nella crescita rispetto a Stati Uniti e Cina. Qualcosa non ha funzionato. E che cos'è che non ha funzionato? Non ha funzionato la testa degli europei. Il discorso che facciamo in famiglia sulla presunzione si applica perfettamente all'Europa. Noi abbiamo creduto di essere sempre i primi del mondo, di poter dire a tutti quello che si deve fare, di continuare a ripetere regole di tutti i tipi che hanno praticamente ingessato l'economia europea, di fare errori di visione come quelli sulla transizione energetica che è stata gestita, che peggio di così non si poteva gestire, perché ha provocato una Ideologico. desertificazione industriale dell'Europa nei settori di base che nessuna economia sviluppata nel mondo rinuncia. Quando io sento questi professoroni europei che dicono che si può fare a meno dell'acciaio, ma dico dove vivono e cosa leggono? Perché è incredibile questo ragionamento qua. Dimostra un'ignoranza macroeconomica cavallina. Eppure l'ideologia, un'ideologia globalista, un'ideologia mercatista, un'ideologia che tutto può essere comprato ovunque, che ha reso i paesi del nord dell'Europa paesi di sola importazione, è un'ideologia sbagliata, è un'ideologia che non tiene conto delle esigenze della gente, che non tiene conto, sì, dei grandi benefici della globalizzazione per i paesi che erano poveri, ma anche di tutte le industrie, i lavoratori, i ceti sociali che da un eccesso di globalizzazione sono stati colpiti. Allora, non esiste grande area del mondo che rispetto ai temi industriali non si pone domande di interessi nazionali strategici. L'Europa deve ritornare a porsi queste domande se vuole sopravvivere, perché altrimenti
saremo solo un grande mercato, per ora siamo solo un grande mercato di vecchi, sempre più con tendenze demografiche sempre più gravi, con una ininfluenza geopolitica, strategica ed economica crescente. Io non credo che possiamo immaginare un futuro del genere per l'Europa. Però bisogna entrare umili in campo, non presuntuosi in campo, perché se si entra presuntuosi in campo si perde 99 volte su 100 la partita. E se invece si entra in campo umili, col coltello fra i denti, capendo quali sono le proprie debolezze e cercando di superarle, forse la partita, almeno un pareggio, lo si porta a casa. Umiltà e pragmatismo, sono anche due aggettivi con i quali ha definito la Convention di Dubai sulla COP28. Ecco, a che punto siamo sulla via della decarbonizzazione per quanto riguarda la filiera dell'acciaio in Italia e in Europa? Beh, la COP di Dubai è stata importante perché finalmente si è affrontato il tema della decarbonizzazione con un approccio un po' più pragmatico. Devo dire che il Premier Draghi, a Glasgow nella COP precedente, non alla fine del dibattito, ma all'inizio del dibattito, aveva detto una frase che sottoscrivo totalmente, e cioè le rinnovabili, le energie rinnovabili sono importanti, ma non bastano. Io faccio l'esempio della siderurgia. Noi abbiamo 8.000 ore di esercizio. Possiamo coprirne 2.000 comprando energia verde da fotovoltaico o da eolico, però ci restano sulla schiena 6.000 ore di esercizio l'anno in cui abbiamo bisogno di un baseload decarbonizzato. E l'unico modo per avere un baseload decarbonizzato, non mi venite a parlare di accumuli, perché ho fatto il calcolo, ho fatto fare ai miei ingegneri il calcolo delle batterie che servirebbero per far funzionare il forno di San Zeno, ci vogliono 110 campi di calcio di batterie. Quindi questi qua che parlano di batterie per le acquabete raccontano balle, ok? Allora, per quelle 6.000 ore di baseload decarbonizzato abbiamo a disposizione soltanto due tecnologie. Una nella transizione verso il nucleare di quarta generazione o gli small reactor, per cui ci vogliono una quindicina d'anni minimo, è il gas. Siamo il paese più infrastrutturato d'Europa sul gas, abbiamo 5 tubi e 5 rigassificatori, galleggiamo su un mare di gas che costerà sempre meno, perché c'è una contrazione dei consumi in Europa e un ampliamento dell'offerta nel bacino del Mediterraneo. Abbiamo un parco di centrali elettriche turbogas abbastanza efficiente e moderno. Dovremmo applicare le carbon capture alle centrali a turbogas elettriche. Purtroppo quel simpaticone di Timmermans ha escluso nella tassonomia europea che definisce le tecnologie eligible, cioè finanziabili dall'Europa e dalle banche per il futuro, ha escluso la carbon capture sul gas, dicendo che si continua a bruciare gas. Io dico, continua a bruciare gas e lo decarbonizzo, dov'è il problema? Parliamo di economia o di religione? Beh, io mi occupo di economia, di religione non mi occupo. In veste ufficiale, posso occuparmene a livello individuale se credo, ma questo è il tema. Allora, come pensiamo di gestire, ma non soltanto per i forni elettrici, per gli impianti chimici, per gli impianti del cemento, per gli impianti della carta, per gli impianti del vetro, per gli ospedali, come pensiamo di risolvere il problema del baseload? C'è qualcuno che ce lo dice? Ripeto, non mi parlate di accumuli. Perché gli accumuli vanno bene per una casa di civile abitazione o per piccole e medie imprese, non vanno bene per i grandi impianti industriali. Molti sapete come reagiscono, ma gli impianti industriali, i grandi impianti industriali di base, è meglio che se ne vadano. Questo io sento in Europa, ho sentito in Europa negli ultimi 20 anni. Ho vissuto a Bruxelles dal 1997 al 2012, quindi li ho visti da vicino, li ho visti operare da vicino, so come ragionano. E so dove hanno portato l'Europa in questi anni. Bisogna voltare pagina, perché altrimenti non c'è futuro.
E voi l'avete voltata pagina lo scorso ottobre quando a San Zeno avete inaugurato un nuovo laminatoio Smart BIM Manufacturing System, un investimento che in qualche modo unisce innovazione, tecnologia, ma anche sostenibilità, innovazione. Le chiedo, Presidente, a che punto siete, che tipo di, cioè, quali traguardi avete già raggiunto con il nuovo laminatoio, che obiettivi vi darete per il 2024? Beh, il traguardo più importante è stato quello di, come dire, di realizzarlo, no? Perché un investimento di oltre 250 milioni per il laminatoio a travi più moderno e più green d'Europa è un traguardo per la nostra famiglia epocale, voglio dire, ci abbiamo lavorato tutta la vita per arrivare a quel risultato lì. È una macchina, come hai detto, super sofisticata dal punto di vista green, nel senso che tutta l'energia elettrica consumata dall'impianto è approvvigionata attraverso un PPA con un investitore eolico piemontese, con un rinnovabilista piemontese, che ha trovato tra l'altro nel contratto con la Duferco il collateral che gli ha consentito di finanziare le torri che altrimenti non avrebbe potuto finanziare. Ci sono 12.500 sensori sulla linea che alimentano un gigantesco database che sarà il big data che finirà dentro gli algoritmi di intelligenza artificiale che gestiranno l'impianto. E quindi è una dimostrazione di come la siderurgia è tutt'altro che un settore obsoleto, è tutt'altro che un settore maturo, ma è un settore pieno di innovazione che si può trasformare e può rappresentare un campo in cui l'Italia arrivi ad esprimere una delle sue grandi eccellenze. Siamo i primi nel mondo nella moda, siamo i primi nel mondo nel design e nell'arredo, potremmo essere, e io come presidente di Federacciai, è un discorso che ripeto spesso, potremmo puntare a essere i primi del mondo a produrre acciaio totalmente green. Siamo in pole position perché non esiste nessun paese del mondo che produce più dell'80% del suo acciaio da forno elettrico e quindi totalmente decarbonizzato. Siamo a posto con lo scope 1 o quasi a posto con lo scope 1, ci dobbiamo occupare di scope 2 e quindi dobbiamo risolvere quel famoso problema che ho citato prima delle 6.000 ore di baseload decarbonizzato. Se ci riusciamo, e stiamo lavorando su diverse direzioni, non ultima quella di realizzare dei contratti PPA di nucleare, di importazione di energia nucleare dalla Francia e dalla Slovenia, se riusciamo a fare una cosa del genere, battiamo tutti. E facciamo sventolare il tricolore sul primato della nostra siderurgia, altro che crisi e Taranto. E soprattutto andiamo ad attrarre anche quelle nuove generazioni, perché ha citato una serie di aggettivi positivi della filiera che in effetti andrebbero davvero narrati e comunicati anche forse in modo più costante per attrarre quelli che sono giovani, donne. So che anche i suoi figli erano in prima linea con il nuovo investimento, e so che anche tante aziende iniziano a fare progetti dedicati proprio alle presenze femminili, alle carriere femminili. Presidente, qual è la sua posizione, giovani e donne nel futuro della siderurgia? Indispensabili, indispensabili sia i giovani che le donne. Io ho qualche ingegnere sul plancher donna, che era con me in Belgio e che è venuta a Brescia e devo dire che, come dire, lo spirito di corpo della siderurgia non distingue i sessi, nel senso che sul plancher ci sono persone che lavorano su obiettivi e su progetti bene identificati. C'è un grande opera di spiegazione, di narrazione di quanto importante, innovativo e green può essere la siderurgia, perché dobbiamo recuperare sul reclutamento, che non è un reclutamento facile, perché quando spieghiamo ai nostri ingegneri, io faccio certe volte l'ultimo colloquio prima dell'assunzione, che si lavora a ciclo continuo e che può capitare di dover lavorare la notte, il sabato e la domenica, e beh,
magari riusciamo a reclutare polacchi, ucraini, algerini, marocchini che hanno bisogno e che quindi non sono spaventati dal dover lavorare la notte, il sabato e la domenica. Facciamo un po' più fatica a spiegarlo ai ragazzi italiani che magari la notte, il sabato e la domenica pensano di fare dell'altro e non di stare in fabbrica sul plancher. Ma è una questione di comunicazione di messaggi, perché se il lavoro viene percepito come entusiasmante, qual è? Se si chiarisce che c'è una prospettiva di innovazione per il futuro di grande importanza come quella che ho delineato, si genera quell'entusiasmo che ti fa lavorare anche il sabato, la domenica, la notte, perché gli italiani poi sono così. È compito nostro, è un compito degli industriali, delle loro rappresentanze, delle loro organizzazioni, di fare sempre meglio, di spiegare sempre meglio quello che abbiamo fatto negli ultimi anni. Avete dato dei dati formidabili voi alla presentazione di bilanci d'acciaio. I cinque cluster, e cioè produzione, distribuzione, centri di servizio e rottamaglie, quindi sostanzialmente la produzione. Se non ricordo male, Francesca, avete dato un dato di 2 miliardi di investimenti nel periodo 2021-2022. È impressionante questa cosa qua. Cioè, la siderurgia italiana ha investito nei suoi asset nel 21 e nel 22 più di 2 miliardi. Beh, questo va comunicato. Va comunicato dove sono andati questi 2 miliardi, quanto sono andati in innovazione, quanto in ambiente, sicurezza, innovazione di processi e di prodotti. Perché questi elementi, come dire, creano entusiasmo e trascinano. Io credo che se facciamo questo, come dire, abbiamo una capacità attrattiva, inclusiva delle nostre aziende molto grande. Lo spirito di corpo che c'è nelle aziende siderurgiche io non l'ho visto mai da nessun'altra parte. Basta entrarci in fabbrica, basta parlare con i nostri collaboratori per capire cosa vuol dire uno spirito inclusivo, di corpo, di entusiasmo, eccetera. Quello è un bene supremo, è il bene più importante di tutti. Dobbiamo creare dentro le fabbriche condizioni per cui la maternità sia sempre più assistita. Io so che ci sono molti di noi che stanno pensando ad asili dentro le fabbriche addirittura, ed è possibile farlo, è un'attività di welfare che sulla quale dobbiamo seriamente ragionare per favorire sempre di più la presenza di donne nelle nostre aziende, perché le donne fanno bene alle aziende. Grazie, grazie Presidente. Ed è con la parola entusiasmo che vorrei davvero chiudere questa intervista, ma consegnare anche questa parola alle oltre 300 persone che ci stanno ascoltando in diretta. Se non ha un ultimo messaggio da lasciare ai nostri ascoltatori, io Presidente la ringrazio molto per questa quasi ora insieme e grazie per la sua visione, per i messaggi, per questa conversazione insieme e ovviamente buon lavoro. Grazie Presidente. E ora. Grazie Francesca e grazie a tutti quelli che hanno Grazie, ascoltato. grazie molte, grazie, buon lavoro. Chiederei ora alla nostra regia di mandare in onda gli esiti del sondaggio, chiedendo al collega Stefano Ferrari un commento. Grazie Stefano. Grazie Francesca. Allora, adesso vediamo quello che è uscito dal sondaggio. Partiamo dai prezzi, come sempre, per primo rottame. Allora, come potete vedere, abbiamo un 53%, sommando quindi il 39% che ha detto salirà da 10 a 25 euro a tonnellata e il 14% che salirà tra i 25 e i 50, che si aspetta comunque un aumento dei prezzi, contro un 32% che si aspetta una stabilità. Queste sono le prime tre risposte votate, ovviamente ci sono anche le altre che qua però non sono rappresentate. Per dimostrare, cioè, per far vedere con un dato singolo qual è, diciamo, il sentiment degli operatori? Abbiamo elaborato anche questo indice, un indice nel quale il valore 0 rappresenta la stabilità, quindi se il 100% del campione votasse e rimarrà stabile, sarebbe un risultato pari a 0. Il valore 100 rappresenta il massimo dell'ottimismo, quindi se tutti votano salirà più di 50 euro a tonnellata, e meno 100 rappresenta invece il grado massimo di pessimismo.
In questo caso abbiamo un 23,84 che rappresenta diciamo un moderato ottimismo sull'evoluzione dei prezzi nel mese in corso. Vediamo adesso per il tondo per cemento armato. Per il tondo per cemento armato due cose secondo me emergono rispetto a quanto abbiamo visto in precedenza, anzi tre. La prima è che compare anche al terzo posto la possibilità di discesa. La seconda è che la risposta più votata è sulla stabilità. E la terza, vedete l'indice che prima era di circa 24, qua è 16, quindi c'è sempre una leggera tendenza alla crescita, ma inferiore rispetto a quella che abbiamo visto in precedenza sul rottame. Vediamo adesso il COLI a caldo. Per il COLI a caldo, anche qua abbiamo oltre il 50% del panel che si aspetta una crescita contro un 27% di stabilità. In questo caso l'indice è il valore di 31, che è superiore a quello sia del rottame sia del tondo. Quindi abbiamo una tendenza alla crescita più accentuata per quanto riguarda il comparto dei piani, un po' meno per quello dei lunghi, in particolare sui finiti sembrano meno in tensione rispetto alle materie prime. Vediamo adesso i valori del lavoro, diciamo, che misurano l'andamento della produzione degli ordini degli stock. Anche qua abbiamo elaborato un indice dove il valore è 100. Esprime il massimo dell'ottimismo, il 100 il massimo del pessimismo e lo 0 invece la stabilità. Come potete vedere, abbiamo sia per la produzione sia per gli ordini un valore negativo tra, diciamo, compreso tra i 10 e i 20, quindi meno 14 l'indice per la produzione e meno 18 per gli ordini. Ovviamente non sono le percentuali, ricordo, ma sono soltanto, è un numero che esprime un andamento che può andare da 0 a meno 100. Mentre per quanto riguarda gli stock abbiamo un meno 3, quindi che cosa si desume? Che mentre la raccolta di ordini e la produzione stanno andando, diciamo, non, in modo non particolarmente brillante, per quanto riguarda gli stock sembra che la lunga fase di stoccaggio sia più o meno alla fine, visto che le attese sono per un mantenimento degli stock sugli stessi livelli del mese precedente. Io vi ringrazio per aver aderito per aver risposto in modo molto numeroso alle tre domande classiche, a queste tre nuove, vediamo nei prossimi mesi come andranno, per vedere anche se poi quello che emerge in questi sondaggi poi si avvera anche sul mercato. Io lascio la parola al professor Fornasini adesso per la sua presentazione che riguarderà come sempre i prezzi. Grazie e buona continuazione. Bene, buongiorno a tutti, spero che mi sentiate, avrò un tempo limitato, ecco, a disposizione per poter fare un'analisi tendenzialmente soddisfacente di come stanno andando le cose in un contesto così complicato, però vedremo, ecco, di darci da fare in questo senso. Tutto questo materiale che vedrete, le mie solite slide, ormai consuete, resteranno a vostra disposizione, per cui seguitemi, ecco, nei ragionamenti. Io andrò veloce su alcune fasi di impostazione perché sono state ben accennate da par suo, da parte di Antonio Gozzi, e quindi partiamo in pratica da quelle che sono le variabili chiave in questo momento con cui dobbiamo avere a che fare. Quindi i due conflitti, abbiamo già detto, entrambe hanno contribuito, ben sappiamo, alla frammentazione delle catene di fornitura e della creazione del valore, e che naturalmente porta a riorganizzazioni di queste catene, sia in termini di accorciamento che riduzione della rischiosità, ma che comunque implicano inevitabilmente problemi e complessità da affrontare. Ecco, naturalmente che dire, le aspettative quali sono? L'opinione diffusa che le due guerre continueranno purtroppo anche nel 2024, senza tuttavia per adesso determinare effetti disastrosi sull'economia. È peraltro fondata questa attesa sulla prospettiva, meglio sulla speranza che ci siano, ecco, escalation in queste dinamiche di guerra che sono
quanto mai difficili da pronosticare. Comunque, sia la deglobalizzazione che la frammentazione, che abbiamo detto, stanno accompagnando il rallentamento dell'economia globale, come confermano le analisi delle istituzioni internazionali. Abbiamo poi un'altra variabile chiave che è la crisi cinese, su cui poi brevemente ci soffermeremo perché è un po' il market mover sui mercati delle materie prime, e infine l'inflazione. Tutto questo naturalmente produce una serie di effetti che valuteremo, quindi sulle fonti energetiche, sui nodi marittimi, sono stati accennati oggi, sulle materie prime e sui tassi di interesse e rapporti valutari. Quindi brevemente ci soffermeremo su questi aspetti, in particolare poi approfondiremo, come sempre, i temi dei prezzi della siderurgia. Allora, veniamo alla Cina. Questo è il complesso che sintetizza, quindi l'indice che sintetizza il comportamento di mercati azionari mondiali, spiegati prevalentemente per via della loro capitalizzazione dai mercati americani, che comunque vedono, vedete, un movimento in ascesa ormai da più di un anno, siamo quindi vicini ai massimi storici. Ecco, perché porto i mercati azionari? Perché sono i più efficienti, perché dentro a questi indici c'è nascosto tutto, ci sono le attese, ci sono le prospettive. Ecco, andiamo a confrontare questo andamento globale con l'andamento del mercato azionario cinese. Questo è l'indice che sintetizza l'evoluzione dei titoli quotati allo Shanghai Stock Exchange. Vedete che è in diminuzione, è in controtendenza ormai da oltre un anno rispetto all'indice generale, ma se andiamo a vedere un indice più significativo, mi appare, cioè l'indice Hang Seng di Hong Kong, vediamo che dopo la caduta drammatica c'è stata una ripresa altrettanto significativa in uscita vi ricordate, dal secondo lockdown cinese, ma da allora vedete che non è cambiato nulla perché ci stiamo riportando sui minimi. E ricordo che l'indice di Hong Kong raccoglie gli interessi di molti operatori occidentali rispetto alla borsa di Shanghai. Ecco, qui si vede in pratica che le attese di questi operatori internazionali non sono particolarmente ben disposte verso questo mercato, perché non c'è fiducia nei riguardi della Cina in questo momento, e si è ancora in attesa di significative mosse espansive da parte delle autorità cinesi, ma in un mercato dove pesano l'indebolimento del commercio internazionale da parte della Cina, la crisi immobiliare, la profonda crisi immobiliare, i bassi consumi interni e una produzione debole. In questo non si prevedono forti recuperi a breve. Teniamo presente che siamo prossimi al Capodanno cinese, quindi c'è una certa latitanza operativa. Però certamente la situazione è questa, e questo fotografa benissimo qual è la situazione della Cina. Veniamo alle materie prime. Questo le sintetizza tutto, è un indice generale di tutte le materie prime. Questi sono i metalli che vedete cedono per poi ritornare verso i minimi, ma in una logica di fluttuazione laterale, e infine gli energetici che si sono ridimensionati moltissimo rispetto ai picchi storici che tutti ben conosciamo, reagiscono e si riportano ancora sui minimi. Ecco, che dire, ecco, diciamo che le aspettative sono poco confortanti, no? Sull'economia, ed è e vede le materie prime
protagoniste nell'interpretare questa scarsa fiducia, almeno nell'immediato futuro, ma soprattutto anche per l'incombenza di quei conflitti che stanno mettendo, ecco, a dura prova, l'economia. Ma certamente un altro fattore che gioca la sua importanza sono i tassi di interesse elevati, relativamente elevati, che ha progressivamente, smorzato, ecco, la predisposizione a fare scorte di materie prime. E quindi tutto assume una connotazione tattica, ecco, quindi quei movimenti che notiamo, ma che hanno uno scivolamento sostanzialmente laterale, quindi quei rimbalzini che si vedono, sono giustificati da questo, dalla ricostituzione di scorte, ma il minimo indispensabile. Quindi, in linea generale, cosa ci raccontano, questi andamenti? Allora, gli Stati Uniti registrano una riduzione della crescita nell'ultimo trimestre dello scorso anno, anche se comunque rimane pimpante l'economia americana. L'Europa ha un calo della produzione industriale, già è stato detto, Germania, diciamo, con il capofila, e la Cina invece che solo nell'ultima fase sta registrando qualche segnale di una modesta crescita. Ecco, in questa situazione gioca molto, almeno per quanto riguarda le materie prime, ripeto, i tassi di interesse. Quindi l'andamento è a scivolamento laterale. Vediamo un'altra variabile molto importante che ha assunto importanza relativa. Questo è il Baltic Dry Index che racconta, che sintetizza l'andamento dei noli per trasporti di carichi secchi e sfusi, in particolare minerali di ferro, carbone, cereali. Ecco, vedete che dopo la drammatica caduta culminata giusto un anno fa, abbiamo una risalita molto importante, che però, vedete, si sta drasticamente riducendo. E qui non c'entrano gli Houthi, non c'entra lo Yemen. Qui c'è stato una drammatica interruzione dell'interesse a trasporti di questo tipo. Da parte di chi? Da parte della, come poi vedremo, da parte della Cina. Contestualmente, se noi andiamo a vedere l'andamento dell'indice che sintetizza i 20 conti per trasporto di container di misura standard, vediamo che proprio nell'ultimissima fase abbiamo un fortissimo recupero, 130% complessivamente su tutte le rotte, non tutte, ma quelle che appunto passano da Suez, come vedremo tra un attimo. Ecco, vedete questo andamento antitetico, no? Questa controtendenza netta tra i carichi secchi e sfusi e appunto il trasporto di container. Quindi, ecco, pensiamo, ecco, sappiate che appunto da Suez passa il 12% del commercio mondiale e il 33% del traffico mondiale di container. Ecco, perché non si faccia l'errore di considerare tutto ciò alla stregua di quanto accadde agli inizi anzi, nella seconda parte del 2020 e nel 2021, quando proprio l'aumento dei costi di trasporto marittimo accompagnò la fortissima crescita delle materie prime. Sono due contesti completamente diversi e con motivazioni diverse. Infatti, andiamo a vedere la rotta Shanghai-Rotterdam, quindi Cina-Europa. Vedete che è proprio quella che di fatto guida i fortissimi rialzi di quest'ultima fase. Abbiamo poi la rotta inversa, quindi che ancora non risente a pieno, ecco, di questo diciamo, effetto export verso la Cina, ma soprattutto vedete che ci riguarda più da vicino, Shanghai-Genova, che è stato prima accennato dal presidente Gozi, proprio in questa fase. Segue di fatto pedissequamente l'andamento della rotta europea con più 288% e temo ecco, che non siano finiti questi rialzi, perché chiaramente le compagnie di shipping cavalcano queste paure, questi timori, e questo grosso problema dell'insidia sullo stretto di Bab el-Mandeb. Ecco, teniamo presente che da lì passano laminati piani, quindi con
catena di laminati piani e di prodotti finiti in acciaio. Quindi vedete che la quota è piuttosto consistente e quindi temo che questi effetti si facciano sentire non subito, ma nei prossimi mesi. Ecco, vediamo i tassi, ecco, qui vediamo i rendimenti che sono quelli che in qualche modo anticipano i futuri movimenti dei tassi di interesse. Vedete che i rendimenti sui bond tedeschi e americani 2 anni, ecco, vedete che hanno cominciato a curvare, cioè in pratica si ritiene che nel terzo trimestre dello scorso anno si sia raggiunto il top e adesso si sia iniziata questa fase di tendenziale caduta. Allora, che dire, la prospettiva è quella di una continuazione di questo movimento ribassista dei tassi. Qui vedete una serie di prospettive che vengono tracciate sui tassi americani, quindi tassi di riferimento della Federal Reserve, da parte del Federal Open Market Committee, che quindi questi indici sintetizzano un po' le opinioni di chi è coinvolto direttamente nelle scelte di politica monetaria americana. E vedete che la prospettiva è quella del proseguimento di questo movimento ribassista dei tassi di riferimento, che naturalmente stanno alla base del movimento dei tassi. Che vedete qui espresso. Quindi porto l'oro, questo è l'andamento dell'oro e vedete come nell'ultima fase, anche spiegato dal fatto che siamo di fronte a guerre in escalation, vedete che naturalmente l'oro ha raggiunto dei picchi storici, quindi sostanzialmente l'oro è un segnale che la dice lunga sullo stato di incertezza che pervade i mercati. Questo è un segnale tipico. Questo è un differenziale che è ancora presente tra i tassi di rendimenti e che per lungo periodo ha guidato il rialzo del rapporto di cambio. In questo caso vedete il ribasso dell'euro contro dollaro che è terminato alla fine del 2022 quando il differenziale tra i tassi è andato riducendosi e la prospettiva è quella di una continuazione di questo movimento. Pertanto in questa fase l'euro contro dollaro sta fluttuando di fatto lateralmente tra i minimi, diciamo, di estivi dell'anno scorso e i minimi, tra i massimi estivi e i minimi di ottobre. Sta fluttuando lì dentro, è alla ricerca di fatto di un nuovo equilibrio il rapporto euro-dollaro. È chiaro che se si intensificasse l'effetto guerra, con un'escalation appunto di quanto sta già accadendo, l'andamento del dollaro si abbinerebbe a quello dell'oro, essendo tradizionalmente un altro bene rifugio d'eccellenza nei momenti di forte crisi, e quindi è solo in quella fase che vedrei, in una fase del genere, che vedrei un rafforzamento del dollaro, quindi in quel caso una discesa del valore dell'euro verso i minimi. Allora, vediamo il gas naturale. Vedete, il gas naturale, già è stato detto, è una delle materie prime più abbondanti al mondo, quindi tutto ciò che spiega quei picchi storici sono bene, assolutamente artefatti legati a contingenze di natura geopolitica. Vedete, dopo la grande caduta c'è stata una moderata ripresa, adesso siamo in ulteriore calo verso i minimi di fatto del 2023. Questa è la media del gas rilevato dal gestore dei mercati energetici nazionale, quindi vedete che è piena concordanza di movimento. Siamo in una fase laterale. Questi sono gli ultimi valori del TTF, quindi il mercato di riferimento olandese del gas e quello a livello nazionale. Questi sono gli ultimi due valori presi a riferimento. Ecco, notiamo che comunque il gas americano è di fatto un terzo e naturalmente è il
il prezzo, il prezzo con cui viene venduto con opportuni ricarichi da parte degli Stati Uniti con le gasiere, è un punto di riferimento che noi naturalmente poi paghiamo profumatamente. Ecco, quindi prima o poi queste cose andranno ad aggiustarsi. In questo momento la scarsa competitività complessiva del nostro sistema dipende anche da questi squilibri che sono assolutamente ingiustificati. Qui ci muoviamo in un corridoio laterale, in questo momento siamo sui minimi, c'è stato adesso questo blocco da parte del Qatar, delle sue gasiere che non vuole attraversino il canale di Suez, e questo probabilmente darà una spinta alla risalita dei prezzi del gas, non in modo straordinario, però certamente lo farà, lo darà questo effetto, e quindi il gas si riporterà verso i massimi. Questo è l'andamento del PUN, cioè del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica, che si muove ovviamente come il gas, essendo cioè il gas il propulsore di fatto di questa variabile. Anche in questo caso vedremo il recupero, la risalita, anche se non straordinaria, dovuta appunto all'aumento dei prezzi del gas che mi aspetto avvenga tra qualche tempo, tra qualche settimana. Questo è l'andamento giornaliero del PUN, del prezzo unico nazionale, a confronto con i valori a termine 2025-2026. Quindi questi sono gli ultimi valori. Vedete che di fatto i prezzi a termine, come se orientassero verso costi inferiori, cioè non ci sono in questo momento forti tensioni rialziste, ma addirittura un orientamento ribassista in questa fase. Strettamente legata quasi alla quotidianità, eh? Questi sono giornalieri i valori. Ecco, se andiamo a vedere i valori quotati per l'energia elettrica, vedete che noi siamo assolutamente non competitivi, siamo i primi in lista dei paesi che soffrono maggiormente questi costi dovuti anche ad accise, dovuti a tutta una serie di questioni che portano le nostre imprese a pagare molto, molto di più, sono quasi il doppio rispetto ad alcuni paesi, l'energia elettrica. Veniamo adesso ai prezzi. Prezzi, ecco, devo fare una mia personale premessa da tantum per queste cose. Quindi, la mia analisi è fondata soprattutto sul presupposto che le dinamiche dei prezzi rappresentino con la massima efficienza nel loro sviluppo temporale gli effetti delle decisioni, delle aspettative di tutti coloro che partecipano ai mercati. Quindi, in altre parole, nelle evoluzioni dei prezzi che vedremo, trovano sintesi non solo le classiche forze della domanda e dell'offerta esercitate dai produttori, dagli utilizzatori, dai consumatori di acciaio, ma anche le azioni e le aspettative di una grande pluralità di operatori, dai commercianti, gli speculatori finanziari, gli arbitragisti, che sono detentori essi stessi di specifiche informazioni, conoscenze, competenze. Quindi lo studio accurato di queste dinamiche ci può dare un'idea di quali sono le varie fasi del mercato. Cominciamo con l'Iron Ore, che è alla base di tutte le produzioni di acciaio. Questi sono gli ultimi movimenti, quindi escludiamo ciò che accade nel 2000, ormai è ben noto, è passato la storia, nel 2021. Ecco, vedete che dai minimi del 2022 abbiamo una risalita anche qui legata all'uscita dal secondo lockdown cinese. Vedete che poi c'è stata una correzione e poi una forte risalita che si è smorzata proprio all'inizio dell'anno, alla fine di dicembre, e adesso siamo in una fase di correzione, cioè in una fase di flessione. Una cosa di un certo interesse è l'andamento dei noli marittimi per il trasporto di minerali di ferro dall'Australia alla Cina, che ha sempre accompagnato i movimenti in modo coerente, sia al rialzo che al ribasso. Vedete che c'è stato un drastico ridimensionamento dopo aver toccato un massimo del 127% dai minimi di inizio 2023, vedete, sta correggendo pesantemente. È come se la Cina avesse fatto scorta
scorte consistenti, approfittando di prezzi evidentemente bassi o comunque convenienti, prima del Capodanno cinese. Quindi io mi aspetto che questi prezzi dell'iron ore nelle prossime settimane siano destinati a proseguire in questa fase di rilascio, perché sono cessati completamente gli acquisti. E in questo momento quindi siamo in una fase di caduta del prezzo dell'iron. E ripeto, una caduta destinata a proseguire. Veniamo al coking coal, ecco, che vedete ha un andamento sostanzialmente analogo. Ecco, però in questo momento siamo in questa fase di assestamento laterale, proprio alla metà del corridoio tra i massimi dell'inizio del 2023 e i minimi estivi. Siamo lì proprio in balia. Io penso che ci sarà anche qui un cedimento lieve o comunque il mantenimento di questa fase stazionale. Andiamo a vedere l'andamento invece della valore di carica core, che mette insieme praticamente il contributo in termini di prezzo dell'iron ore e del coking coal. Ecco, sì, e del coking coal. Quindi vedete che l'andamento replica sostanzialmente l'andamento dell'iron ore, quindi fase di risalita in uscita dal lockdown, caduta, fase di risalita verso i massimi del 2023 e poi in corrispondenza del calo dell'iron ore che abbiamo appena visto, la correzione a cui stiamo assistendo adesso, cioè il valore di carica si sta riducendo con una prospettiva di ulteriore riduzione. Se andiamo a vedere il basic pig iron, ecco, notiamo come dopo la caduta vi è questa ripresa, sicuramente più leggera, e questo sta generando un margine di una marginalità, ecco, negativa nei produttori di ghisa, perché però siamo in una fase di tendenziale di aggiustamento di questo livello. Veniamo sempre partendo dal valore di carica dell'alto forno, questo che abbiamo appena visto, a valutarlo insieme all'andamento dei COILS FOB Shanghai, che sono poi il benchmark internazionale più importante. Ecco, vedete che la carica d'alto forno anticipa regolarmente l'andamento dei COILS. In questa fase vedete che la correzione avviatasi nel valore di carica si riflette sull'andamento dei COILS cinesi, che proprio in queste ultime 2 settimane cedono il 2%, con una prospettiva di ulteriore cedimento. Quindi un corridoio laterale che raccoglie. Ecco, ripartiamo dal FOB Shanghai, lo mettiamo a confronto con il FOB Black Sea. Vedete che anche qui l'andamento è sostanzialmente laterale, a differenza invece dei COILS americani, che dopo la caduta hanno una ripresa decisa, più che altro dovuta a un temporaneo calo dell'offerta, proprio in funzione di alcuni scioperi che hanno bloccato l'operatività americana, che comunque ha spinto. Ecco, anche in questo caso però mi aspetto una fase di flessione, visto che le situazioni si sono normalizzate. Vado avanti, questi sono i COILS europei, quindi CIF Anversa, che vedete replica sostanzialmente gli andamenti dei benchmark internazionali, però con una differenza, che mentre abbiamo già iniziato ad osservare una correzione da parte dei prezzi cinesi, qui invece abbiamo, dopo pausa estiva, una pausa, scusate, invernale, una ripresa che quindi porta al 13,6% l'aumento rispetto ai minimi di ottobre. Quindi è una fase ancora che ha un potenziale di salita, non straordinario, ma un potenziale di salita ce l'ha. La stessa cosa riguarda appunto i prezzi nazionali, quindi siamo coerenti con quanto appena emerso dal sondaggio. Quindi, dopo la fase correttiva, la fase di risalita iniziata a ottobre è già arrivata al 15,5%, con una prospettiva di continuazione. Oh, non è che il potenziale sia molto potente, quindi mi aspetto che tocchi sì nuovi massimi, ma però con una prospettiva di ulteriore salita, ma non persistente. Ecco, questi sono i limiti in pratica del
del movimento rialzista. Veniamo alle lamiere, vedete le nere, le zincate, le lamiere da treno, vedete che si muovono sostanzialmente in perfetta sintonia con i cois. Anche qui la prospettiva di una salita, ancora del proseguimento della salita in corso, ma con un potenziale scarso, sia chiaro. Quindi non sta cambiando un trend, eh. Sta cambiando un trend, quindi mi aspetto che si risalga ancora per qualche settimana per poi rivederle a correggere. Comunque vi ricordo che con la mia rubrica terrò sotto controllo questi aspetti, quindi potrete vedere quando avremo toccato il punto di massimo e cominceremo ad osservare la fase correttiva. Questo è l'HPI, quindi il prerilotto. Vedete che la situazione è sostanzialmente stabile. Anche qui c'è uno scivolamento, una deriva laterale, compresa tra minimi storici che risalgono al terzo trimestre del 2022. Abbiamo avuto poi un picco nel mese di aprile dello scorso anno, ma di fatto già, vedete, osserviamo una fase, l'avvio di una correzione che è destinata a proseguire. Veniamo al rottame. Il rottame, questo è il CFR Turchia. Vedete che dopo aver corretto intorno al 27%, c'è stata questa ripresa anche qui che ha trascinato la media dei rottami rilevati, dei prezzi dei rottami rilevati da Siderweb. Vedete che l'andamento della media è, in quanto media, meno pimpante, meno volatile del prezzo del rottame turco, però vedete che il movimento è sostanzialmente analogo. Quindi in questo momento siamo in una fase di risalita, ripeto, anche in questo caso con un potenziale molto scarso, quindi con una prospettiva di nuovi rialzi, ma contenuti e con eventualità di una prossima correzione. Veniamo, ecco, al confrontare il rottame con l'iron ore. Vedete che c'è sostanzialmente una tensione all'avvicinamento, cioè a una volatilità che si sta contraendo, con una quindi prospettiva di consolidamento piuttosto che di proseguimento, in questo caso di trend rialzisti. Quindi consolidamento per entrambi, e che ci danno una fotografia di un mercato comunque sostanzialmente fermo o poco mobile, poco mosso, in modo coerente, ecco, con le due filiere. Veniamo al tondo per cemento armato. Ecco, vedete l'andamento dei prezzi turchi, che sono sostanzialmente allineati all'andamento del rottame che abbiamo visto prima. Questa è la sintesi, ecco, realizzata da Siderweb, che vede in moderata controtendenza il prezzo nazionale rispetto a quello turco. Penso che comunque non proseguirà questa fase correttiva del tondo nazionale, ma che si orienterà con quello turco, che ha peraltro un potenziale rialzista, anche in questo caso limitato. Ce l'ha il potenziale rialzista, ma limitato. Quindi lo vediamo abbastanza allineato, ecco, quindi con questa prospettiva di almeno di consolidamento. Ecco. Procediamo con la vergella. Vedete le due vergelle da rete e da trafila che si muovono perfettamente concordanti. Anche qui vedete sulla vergella da trafila abbiamo un movimento analogo a quello del tondo nazionale, quindi c'è una moderata controtendenza anche qui destinata a correggersi. La prospettiva della rete è quella del proseguimento, ma siamo alle soglie dell'ipercomprato, come si dice, quindi mi aspetto la prossima frenata di questo movimento e l'assestamento laterale delle quotazioni. Ecco, queste sono le ultime slide riferite a laminati mercantili e le travi.
Anche qui vedete c'è stato un lungo scivolamento, una lunga caduta che è culminata nel mese di novembre. Abbiamo un rimbalzino che ha peraltro scarse potenzialità di continuazione. Abbiamo, diciamo, toccato un pavimento da cui, ecco, si potrà osservare un'evoluzione laterale con dei rimbalzi su questi livelli, o il proseguimento, ma molto blando, di questa nuova direzione. Quindi scarsa potenzialità anche in questo caso. Ripeto, ho dovuto andare molto veloce, però sto rispettando i miei tempi e ne sono contento. Se ci fosse qualcuno di voi che vuole chiedermi qualcosa, lo faccia direttamente, appunto scrivendomi, senza problemi risponderò. Ecco, ricordo che la mia rubrica settimanale che esce il martedì mattina riporta l'aggiornamento sistematico delle dinamiche dei prezzi del ciclo integrale, quindi minerale di ferro, quello che avete appena visto, carbone metallurgico, codici internazionali prodotti piani, la filiera elettrosiderurgica, rottame internazionale, nazionale, i prodotti lunghi, il comparto Inox, su cui tornerò io stesso insieme a agli altri relatori, esattamente fra una settimana, dove affronteremo non solo il mercato vino, ma anche tutto ciò che presiede al mercato, quindi le ferroleghe, il rottame. Quindi ci ritorneremo su fra una settimana, dove ogni, ecco qui, riguardo al comparto Inox, ogni settimana si parla di nickel e di lamiere a freddo 304, 316, 430, e infine un occhio sull'andamento dell'euro-dollaro e dei mercati energetici, quindi gas ed energia elettrica. Con questo vi ringrazio per l'attenzione, vi saluto, vi auguro buon lavoro e buon anno a tutti quanti. Grazie, grazie molte professor Fornasini, grazie a tutti voi che ci avete seguito oggi, siamo davvero numerosi. Chiederei ora alla regia di mandare in onda i prossimi appuntamenti perché ci rivediamo, come diceva anche il professore, martedì 23 gennaio per un webinar dedicato all'Inox, quindi alle attese per il 2024, e il 25 gennaio andrà in onda una novità in casa Siderweb, si tratta di Siderweb On Air. Non voglio bruciare i contenuti che andremo a presentarvi nei prossimi giorni, ma sarà la prima diretta sui temi del CBAM. Tenetevi pronti perché sarà un forum del tutto nuovo che non avete visto nelle scorse volte. Quindi vi aspettiamo, grazie ancora per averci seguito, grazie ai nostri ospiti e vi auguriamo buon lavoro e buona giornata. Arrivederci.